Altri 3 punti, squadra in battuta e vetta della classifica agganciata. Terzo successo consecutivo per il Brescia Calcio Femminile di mister Elio Garavaglia. Le leonesse di scena al Gino Parzani di Rodengo Saiano inguaiano anche al Cittadella battendolo per 1-0 grazie alla rete siglata da Cristina Merli al 15° della ripresa dopo che qualche minuto prima la stessa centrocampista aveva fallito un calcio di rigore. Mi fa piacere per le ragazze perché le ho viste anche questa settimana in allenamento, erano molto concentrate. C'era il rischio magari dopo la prestazione di domenica scorsa di rilassarsi un attimo, invece devo dire che sono state molto brave perché oggi era una partita veramente difficile soprattutto dal punto di vista agonistico, ma questo vabbè, non scopriamo niente perché in Serie B queste sono le partite. Abbiamo avuto anche delle buone occasioni e diciamo che e poi abbiamo anche sbagliato il rigore e lì poteva magari esserci una svolta anche non positiva per noi. Invece devo dire che Merli Cristina è stata bravissima perché ha reagito e anche il gol è stato secondo me un gran bel gol perché Luana Merli ha fatto un cross di sinistro incredibile. Sì, no, sono contenta di essere riuscita a segnare. Perché non era facile superare 2 rigori sbagliati e poi perché appunto il mio gol è valso 3 punti per la squadra e sono contenta. Sì, loro erano una buona squadra, poi nel secondo tempo anche con l'acqua in realtà siamo andati un po' in difficoltà e non si è riusciti a sviluppare il nostro gioco, però sì, siamo solide e abbiamo carattere, per cui questa vittoria, forse come quella di Como, è una vittoria di carattere e di squadra. Prossimo impegno domenica 10 ottobre sul terreno della rivale Chievo-Verona.